Buongiorno, buongiorno, grazie per essere qui con noi oggi. Oggi l'evento si intitola L'intelligenza artificiale nei settori creativi, utile o distruttiva, organizzato da L'Edizioni, la casa editrice che dirigo. Io sono Nicola Cavalli. Ringraziamo prima di tutto l'organizzazione Book City, il Centro Internazionale di Brera, la Fondazione Mondadori che ci ospitano. Faccio subito un piccolo disclaimer, un piccolo momento di scuse. Come vedete, nell'evento erano previsti anche altri autori di altri libri sul tema che pubblichiamo. L'Edizioni da, diciamo, almeno un paio d'anni ha iniziato a pubblicare un certo numero di testi su questo tema, su cui, insomma, dire che ci interessa come casa editrice, che crediamo siano importanti da pubblicare, sia importante stimolare la riflessione su questa nuova tecnologia che in particolare nei settori creativi, ma non solo, ha dei grossi impatti, avrà soprattutto dei grossi impatti, e quindi la riflessione è sicuramente necessaria. Non sono qui con noi oggi Gianluigi Buonanomi, che era previsto con uno dei suoi ultimi libri con noi, ChatGPT Come stai?, che comunque trovate in vendita nella libreria della manifestazione. Non è con noi, non sono con noi Fiorenzo Pilla e Francesco Alteri, invece autori di GameGPT, un'analisi dell'intelligenza artificiale nel settore dei videogiochi. Ma a parte queste mancanze, invece abbiamo qua due superstar dell'intelligenza artificiale, della riflessione sull'intelligenza artificiale, che ringrazio per essere con noi. Abbiamo con noi Simone Aliprandi, giurista, divulgatore sui temi del diritto e delle tecnologie da molti, molti anni, direttore per le edizioni della collana Copyleft Italia, in cui ha pubblicato che ha pubblicato diversi testi, di cui l'ultimo a cura di Simone Aliprandi, l'autore artificiale, che non è oggi qua disponibile, ma che ovviamente trovate nelle librerie e sul sito, e invece curatore di questo volume, Il design nell'era della creatività artificiale, nella nuova collana nata l'anno scorso in collaborazione con ISIA di Firenze, appunto un'analisi su le nuove sfide per la progettazione nel settore creativo e in particolare nel settore del design. Abbiamo poi con noi anche invece Paolo Dal Prato, il cui libro non può ancora essere qua disponibile perché è in preparazione, ma come vedete abbiamo qua alcuni volantini, è in uscita a breve. Paolo Dal Prato, il titolo si chiama Il libro si intitola Creatività ibrida, autore e opera nell'era delle macchine intelligenti. Ci sarà una prefazione sia di Simone che di Athos Boncompagni, che è anche autore di un altro volume con noi, sempre nella collana di ISIA Firenze, che potete andare a cercare. Paolo è adesso, insomma, uno dei massimi esperti italiani di intelligenza artificiale applicata al settore creativo, diciamo è un fotografo e uno dei primi utilizzatori, sperimentatori delle intelligenze artificiali nel mondo delle immagini. Stiamo insieme più o meno un'oretta. Vi ringrazio ancora per essere qua presenti, pur in un'ora un po' troppo a cavallo del pranzo, ma promesso che poi un tardo pranzo sarà concesso a tutti. Lascio quindi la parola a Simone per iniziare a introdurre il tema. Ah no, c'è il mio, scusa, hai ragione.